in collaborazione con Siena Auto, la tua concessionaria Fiat a Siena e Monteroni d'Arbia, da oltre 25 anni al tuo servizio. Ecco che siamo partiti con la nostra tifo, abbiamo ricevuto anche una clacsonata, ma insomma si sa che in Italia il clacson viene usato anche così per marcare il territorio. Allora, prima puntata di Robur Drive, Ettore Mendicino, il capitano della Robur, ciao, benvenuto a Canale 3, facciamo questo giro in macchina, in realtà non parleremo di... delle partite, la Robur sta giocando in questo periodo, ma ci interessa un po' parlare con te per conoscerti meglio e anche farti conoscere meglio ai tifosi bianconeri. Ma sono ritornato ad essere quello che sono sempre stato, adesso non dico che sono al 100% perché comunque sia la continuità aiuta, però sono in crescita, dalle prime partite a oggi sono già un giocatore sicuramente diverso, però ripeto, ho lavorato, sto continuando a lavorare sperando che appunto nel corso del campionato riesca a dare ancora di più. Allora Ettore, abbiamo fatto una sosta perché noi di Siena, sai, ci piace anche vantarci un po' della nostra città, no? Quindi abbiamo scelto un classico posto, uno dei belvedere più celebri della nostra città, e proprio per parlare di questo, cosa ti piace di Siena? Ora, al di là, abbiamo di fronte a noi delle opere maestose, una bellezza, voglio dire, assoluta, però insomma cosa hai trovato in questo periodo? Ma guarda, cosa ti piace di questa, della nostra città, insomma? Cioè, non vorrei cadere nelle solite frasi fatti perché alla fine è facile, però basta veramente alzare gli occhi, insomma, questo, la Toscana in generale, però insomma Siena si racconta da sola, ci giriamo, ci abbiamo quintali di turisti, ma poi tutto l'anno, questo testimonia la bellezza della città in cui ho il piacere di vivere. Contrade no, non sono mai stato, in qualche contrada, però mi affascina molto questo, insomma, questo aspetto senese, che come hai detto tu è importante secondo me, sì. Rimanere in un posto indipendentemente da quale esso sia per viverlo realmente, cioè, certo, questa è una cosa che mi è dispiaciuta nel corso della mia carriera, essere stato mandato attraverso i prestiti a destra e a sinistra. Spero che i ragazzi in generale capiscano l'importanza di creare un gruppo che possa andare oltre l'aspetto tecnico. Perché non... il lavoro possa premiare. Esatto, esatto, perché poi l'aspetto tecnico, io credo in tutte le categorie capitano quelle giornate dove anche i più forti sbaglino, certo. O magari anche noi, i nostri giocatori più importanti possano sbagliare, e c'è bisogno di chi magari è fuori, c'è bisogno di tirare fuori qualcosina di più. E quindi penso che questo faccia la differenza alla lunga. Noi non abbiamo tempo da perdere, noi siamo stati scelti da questa nuova proprietà che ha investito, ha investito al di là del denaro, comunque sia tempo, sì. Grandi energie, si sono... Anche il sistema nervoso. Spero che i ragazzi in generale capiscano l'importanza di creare un gruppo che possa andare oltre l'aspetto tecnico. Perché non... il lavoro possa premiare. Esatto, esatto, perché poi l'aspetto tecnico... io credo in tutte le categorie capitano quelle giornate dove anche i più forti sbaglino, certo. O magari anche noi, i nostri giocatori più importanti possano sbagliare, e c'è bisogno di chi magari è fuori, c'è bisogno di tirare fuori qualcosina di più, e quindi penso che questo faccia la differenza alla lunga. Sono contento di avere questi compagni di squadra di questo valore e mi auguro che alla lunga anche loro potranno dire la loro e darci una grossa mano. Ora stiamo per tornare alla concessionaria, la Siena Auto, e l'ultima domanda mi viene da ciò che hai detto ora, no? Le scelte dei calciatori quando sono giovani. Di andare a giocare, uno deve giocare il più possibile, gioca. Perché alla fine è il campo quello che dà risposte, perché a volte giocare un trasferimento in anche in un passo indietro, in un passo indietro possa può servire. Essere utile. Certo, certo. Quindi, i passi indietro non sono sempre negativi.
siamo tornati a casa, diciamo così, alla concessionaria. Sì, ci fermiamo qua, abbiamo fatto questa bella giratina, come si dice a Siena, con Ettore Mendicino, il capitano della Robur. Sei stato molto gentile, noi ti ringraziamo molto. Grazie a voi. E buona fortuna in campo per te, per la Robur e per tutti noi. Grazie Ettore. In collaborazione con Siena Auto, la tua concessionaria Fiat a Siena e Monteroni d'Arbia, da oltre 25 anni al tuo servizio.